qual è l'idea? Arrivare a un approccio della sostenibilità che tenga presenti tre aspetti. Un buon tavolo si regge sempre su almeno tre gambe. Non credo che ne abbiate mai visto uno da due gambe, quattro è l'ideale, ma tre gambe ben fatte sono il modo per far stare in piedi un bel tavolo. Le tre gambe in questo caso sono il pilastro dell'ambiente, il pilastro della sostenibilità sociale e il pilastro della sostenibilità economica. Quindi l'idea di un approccio alla sostenibilità che non fosse soltanto una sostenibilità ambientale, ma che tocca tutti e tre i pilastri. L'approccio è un approccio sull'azienda, sulla filiera, quindi la cantina, la filiera di produzione vigneto cantina o addirittura il territorio. Non si arriva alla certificazione dalla mattina alla sera, si cresce all'interno di un'idea di fare sempre meglio e quindi un percorso triennale per raggiungere i requisiti minimi, un percorso successivo che porta l'azienda a ragionare sempre più in termini di sostenibilità. Cioè non è un bollino, passatemi il termine, una medaglia che ti conquisti in un giorno, è una medaglia che ti conquisti cominciando a pensare in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica un po' più lunghi. Credo che questo appuntamento per il lavoro che ha alle sue spalle e per lo sforzo che interpreta sia davvero da questo punto di vista una delle tappe più pregiate di questa edizione di Vinitaly. Credo che questo progetto interpreti al meglio il binomio che voi prima di noi avete messo al centro della vostra azione da ormai qualche anno, cioè il binomio ormai inscindibile sostenibilità-competitività. Il dato che l'Italia più di altri paesi deve provare a mettere a fuoco è che questi sono due binari che non possono che viaggiare, non possono che essere accostati sempre di più. Sostenibilità chiave della competitività e non tara della competitività. Per me questo è un progetto di valenza nazionale e ha a che vedere con il campo delle scelte, diciamo, strategiche che questo paese deve saper interpretare da qui ai prossimi anni. È un'iniziativa che muove giustamente da una proposta di soggetti e di esperienze del mondo produttivo che si mettono in moto e progettano, va assolutamente riconosciuta come leva pubblica. Lo dico così, nel senso che, per essere chiari, è certamente un'iniziativa privata, ma guai a noi se non la riconoscessimo nel suo sforzo pubblico. Ciascuno faccia la propria parte, ma non aspettiamo che qualcuno faccia il mestiere che possiamo far noi. Vale per il pubblico, soprattutto, vale per le istituzioni e quante volte giustamente ci sottolineate le cose che dobbiamo fare di più e meglio, vale anche per i produttori. Quando possono, se possono, mettano in moto dei percorsi sperimentali e delle iniziative che alzano l'asticella, e questa è esattamente un'iniziativa che fa questa mossa. E io ho il dovere e l'onore di riconoscerla, perché è questo l'indirizzo che dobbiamo dare a tutto il sistema. Questi percorsi sono perfetti per provare anche in relazione alla distribuzione a far scattare qualche meccanismo virtuoso, diciamo, più interessante. Anche lì alzare l'asticella di un rapporto con un sistema distributivo che ha bisogno di trovare interlocutori che da questo punto di vista presentino sperimentazioni e provino a lavorare sempre di più su questo fronte della certificazione volontaria e della riconoscibilità di questi elementi di certificazione verso il cittadino consumatore. Questo è un nodo cruciale che dobbiamo sviluppare, tanto pensando ai consumi interni quanto ovviamente immaginando che significato può avere questo tipo di lavoro nei mercati fuori territorio nazionale. Siamo in presenza di una sperimentazione veramente di grande significato. Io di questo ancora una volta voglio ringraziarvi, perché ne avevamo bisogno, e credo che questa Vinitaly, tra le tante celebrazioni, diciamo, del suo compleanno, può annoverare anche
diversi progetti che da mercoledì, cioè da domani, quando finirà, chiuderà i battenti questa fiera, però ci vedranno ancora impegnati a sviluppare fino in fondo il potenziale che c'è. Quindi grazie. Buon lavoro. Io ho avuto una netta sensazione ieri che il Ministro abbia colto appieno uno sforzo che ha una valenza anche economica. In questo devo dire che questo giovane Ministro dimostra di non essere soltanto un sognatore. In fondo ha portato a compimento un Expo che sembrava solo un sogno, ma ci è riuscito a portarla a compimento e organizzarla, ma allo stesso tempo è capace poi di prendere alcuni spunti, se vogliamo pezzi di sogni, e trasformarli in realtà concrete, come è stato esattamente per la nostra iniziativa. La valenza è far capire al consumatore cosa stiamo facendo. Il consumatore è quello che tutti i giorni entra nella grande distribuzione e ha bisogno di segnali chiari, facilmente interpretabili, che sono quelli poi che i buyer della grande distribuzione cercano. Il fatto che si sia creata questa condivisione di temi e quindi anche un impegno poi politico a portarle avanti mi fa ben sperare per l'iniziativa. Ho sentito una cosa che mi sento di ripetere con franchezza dal Ministro, ed è stata anche la richiesta di verifica del lavoro. Cioè, lui ha detto chiaramente vi do credito, ma ci ha anche detto in maniera altrettanto chiara siate seri e lavorate. Quindi penso che questo sarà uno dei tanti step sui quali dobbiamo lavorare. La norma nasce dalla fusione di esperienze precedenti, Tergeo per Unione Italiana Vini, ma anche il lavoro fatto da Salcheto, Treavino dall'altra parte, anche il forum sulla sostenibilità del Gambero Rosso, che è socio non in quanto editore ma in quanto promotore di un discorso sulla sostenibilità, il fatto che il comitato scientifico sia stato sostanzialmente mutuato da quelli che già lavoravano, quindi veramente il mondo dei consorzi, il gran completo con FederDoc, le due più grandi società di certificazione agroalimentare italiane, quindi CSQA e Valore Italia. Credo che tutto questo messo insieme faccia di questo pacchetto un pacchetto credibile. L'abbiamo capito chiaramente anche dalle parole del Ministro Martina. Ieri lui ha detto non è soltanto una grande iniziativa economica, ma dei grandi risvolti sociali, ha una valenza per il Paese e un valore per il Paese. Ecco, in questo è una grandissima vittoria. Cioè, abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo progettato, attenzione, qualche cosa che è ancora da fare poi sul campo, ma qualche cosa che veramente è il domani del settore vitivinicolo. Non soltanto forse i primi produttori del mondo in volumi, non soltanto quelli con la maggiore ricchezza di variabilità, denominazioni e quant'altro, ma anche quelli che ragionano, producono, pensando di lasciare alle generazioni che verranno un'eredità pulita, posso dirlo, io direi più che pulita, un'eredità credibile e che ha un futuro.